giovedì 1 grado novembre, in prima serata su Rai 2, va in onda la settima tappa di Pechino Express 2018, l'adventure game prodotto da Rai 2 in collaborazione con Magnolia, Bunny J Group, condotto da Costantino della Gherardesca e ambientato per la prima volta in Africa. Al traguardo finale, oltre a quella di questa sera, mancano ancora altre tre tappe. La vittoria è sempre più vicina e le coppie di viaggiatori ancora in gara non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Tutti i viaggiatori vogliono arrivare in Sudafrica per portare a casa la vittoria. Anche in questa settima tappa, non mancheranno le emozioni e i colpi di scena che renderanno molto animato il viaggio dei concorrenti, chiamati a superare anche le proprie paure e ad affrontare i pericoli dei luoghi che visiteranno. Pechino Express 2018, la Tanzania location della settima puntata. Sarà ancora la Tanzania ad ospitare le avventure delle coppie dei viaggiatori che, ormai, sanno come muoversi per battere i rivali e arrivare al traguardo finale. La settima tappa partirà dalla Moschea Rosa di Dodoma, dove Costantino della Gherardesca annuncerà una novità per l'Adventure Game. Le ultime due coppie che lo raggiungeranno dovranno sfidarsi in una prova a svantaggio. Successivamente, gli scoppiati, vincitori della sesta tappa, riceveranno la temutissima busta nera che decreterà se la tappa odierna sarà eliminatoria o meno. Da Dodoma, le coppie partiranno per Rock Garden di Morogoro dove si sottoporranno ad una missione speciale, un trekking sull'Uluguru, un monte che ospita una delle foreste più antiche dell'Africa. Le ultime due coppie, poi, affronteranno la prova a svantaggio il giorno successivo. Al termine della giornata, Costantino inviterà tutti i viaggiatori a cercare un alloggio per la notte. La prova a svantaggio e il traguardo. Chi perderà la prova a svantaggio, a fine tappa sarà arretrato di una posizione in classifica, ma avrà anche un'ulteriore sorpresa. Costantino, poi, consegnerà a tutte le coppie la busta rossa contenente le indicazioni per la successiva missione. Dopo essere arrivati a Ubena Zomaz, le coppie di viaggiatori dovranno raggiungere uno dei luoghi più affascinanti della Tanzania, Bagamoyo, sulla costa dell'Oceano Indiano. Qui dovranno poi cercare un alloggio per la notte. Tutti i viaggiatori, poi, dovranno mettersi in viaggio per Msasani Sliei, sul lungomare di Dar es Salaam, la più grande città della Tanzania, dove è stata fissata la tappa finale di questo settimo appuntamento. I concorrenti, le coppie in gara a sfidarsi nel corso della settima tappa di Pechino Express 2018 saranno le Mannequin, Linda Morselli e Rachele Fogar, le signore della TV, Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta, i surfisti, Andrea Montovoli e Francesco Porcella, gli scoppiati, Fabrizio Colica e Tommy Cuti, i ridanciani, Tommaso Zorzi e Paola Caruso, le Sare, Sara Balivo e Sara Ventura, e gli alieni, Roberto Meloni e Simone Morandi. Queste ultime due coppie sono entrate in gioco a programma iniziato. Eliminati in precedenza i promessi sposi, Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso, e i mattutini, Marcello Cirillo e Adriana Volpe. La coppia vincitrice della settima tappa riceverà una medaglia e potrà salvare una delle ultime tre coppie a rischio eliminazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.